L'argomento di cui ti voglio parlare oggi è come uscire dal panico da vittoria. Tutti gli sportivi, a qualsiasi livello, sanno benissimo di cosa ti sto parlando. Sei al comando, stai dominando la tua gara. Ad esempio, al tennista o al golfista arriva il famoso braccino corto, per gli altri possono essere le gambe molli. Ti manca proprio l'ultimo passo per vincere, il cervello va in tilt. Anch'io quando vinsi la prima gara nazionale, avevo giocato 15 buche in modo divino, perfetto, tutto andava bene. Le ultime tre buche, quindi mi vedevo la vittoria in fondo, sono state un totale disastro, non funzionava più niente. La fortuna è stata che il mio inseguitore era così lontano che non ho riuscito a recuperarmi e ho vinto la mia gara. In quei momenti la mente viene bombardata da pensieri negativi. Sono stanco, non ce la faccio più, adesso sbaglierò, tutto diventa difficile. Come uscire da questo cortocircuito? È naturale che il momento di maggior stress lo si avverta proprio nel momento in cui ti stai avvicinando alla tua meta, alla tua vittoria. La tensione è a mille. Sei al comando, hai la situazione sotto controllo e inizi a pensare a non rovinare tutto, a tutto quello di buono che hai fatto finora. I tuoi pensieri sono così concentrati su tutto tranne a quello che devi fare per arrivare in fondo alla tua vittoria. Perché ti distrai? Gli atleti che non sono abituati a vincere, nel momento di coronare il loro grande sogno della vittoria, si fanno prendere dal panico della vittoria stessa. La vittoria che è così attesa e desiderata, te la fai fregare da sotto il naso da chi ti sta inseguendo. L'inseguitore ci metterà tutta l'anima per recuperare lo svantaggio. Ti vede là davanti. Ogni colpo, centimetro che ti recupera, aumenta il suo vigore e intacca le tue incertezze. Allora, cosa puoi fare? Prima cosa, smettila di guardarti indietro. Tutto ciò che hai fatto finora non conta più. Non cercare con lo sguardo il tuo inseguitore, guarda solo avanti. Rimani concentrato solo sulla tua meta, sulla tua vittoria. La tua gara deve iniziare proprio adesso. Diventa tu l'inseguitore. Immagina che là davanti ci sia il più forte atleta che conosci. Riduci lo svantaggio. Sei tu che devi andarlo a prendere. Mettici tutte le tue forze per arrivare primo. Per superarlo. Seconda cosa, è arrivato il momento di attaccare. I conigli vanno nella tana quando hanno paura. Tu non sei un coniglio, invece sei un'aquila, a te non fa paura niente o nessuno. Scendi picchiata verso il tuo bersaglio, rimani focalizzato solo sul tuo obiettivo. 3. Rilassati. Pensa una sola cosa alla volta, elimina dalla tua testa tutti i pensieri inutili e nocivi. Controlla il tuo respiro e il tuo battito cardiaco. Concentrati solo sui movimenti essenziali che devi fare per arrivare in fondo. Più la tua mente sarà connessa con il tuo corpo e più sarai in grado di essere performante e raggiungere la tua meta, quindi la tua vittoria. Se anche tu vuoi vincere, il mio percorso 10 settimane per tornare vincenti ti aspetta.